piccole e medie imprese trovano, secondo me, la stessa convenienza che trovano le grandi flotte. Hanno magari un parco auto o veicoli commerciali un pochettino diverso, spesso di categoria superiore, ma sono assolutamente pronte a rivolgersi a opportunità di fleet management o di noleggio a lungo termine. La cautela che suggerisco ai noleggiatori è di essere molto cauti con i canoni, nel senso che offrire uno stesso canone a una piccola impresa che è più abituata a confrontare le singole offerte, andando dal concessionario, facendosi dare i soldi in banca e quindi andando verso un leasing che può essere arricchito con altri servizi, potrebbe rendere più difficile il passaggio a lungo termine. Quindi attenzione ai canoni quando si entra in quel mercato delle PMI. Beh, le aziende sono sempre più interessate ai dati di fleet management. Questi dati consentono di efficientare la flotta, di renderla più sicura, sia in termini di safety per il driver o per i cittadini in genere, sia in termini di sicurezza contro il furto dei propri asset. Che cosa c'è oggi sul mercato? Ci sono hardware da installare per avere questi dati e poi si possono acquistare direttamente i dati dai costruttori dei veicoli. La chiave che abbiamo intrapreso è di rendere entrambi questi tipi di dati nella maniera più omogenea sulla stessa piattaforma, proprio per dare una facilità di utilizzo da parte dei fleet manager. Un'altra cosa che quest'anno ci sta regalando grandi soddisfazioni e che il mercato sta apprezzando, lato recupero da furto, è la nostra tecnologia Mesh. Quindi noi abbiamo un dispositivo che ha due tecnologie, la nostra celebre radiofrequenza, nonché il GPS GSM. Inoltre, questo dispositivo installato su un veicolo diventa egli stesso un'antenna per ricercare altri veicoli rubati. Quindi è come se noi, avendo migliaia e migliaia di questi veicoli che circolano in Italia, avessimo migliaia di antenne che quando ce n'è bisogno cercano l'auto rubata, oltre a quelle fisse che abbiamo da molti decenni.